Allora, all'interno di questo video voglio mostrarvi una scheda di allenamento per principianti suddivisa in due giornate di allenamento, giornata A e giornata B, da alternare per 4 allenamenti alla settimana. Il mio consiglio è di fare giorno A, giorno B, riposo, giorno A, giorno B. È una scheda rivolta nello specifico all'allenamento per la planche e il front lever, ovviamente per un principiante. Tenete presente che il mio consiglio è sempre quello di avvicinarsi alle skills sempre dopo almeno 1 o 2 mesi di allenamento generale come condizionamento a corpo libero, dove allenate la forza di tirata, la forza di spinta e i movimenti di approccio base a quello che è il mondo del calisthenics. Dopodiché si può iniziare con tutto il lavoro specifico per le skills. Questo è il mio consiglio. Allora, in questa scheda ho cercato di mettere una serie di esercizi che occupano più o meno 1 ora o poco più di allenamento. Andremo a lavorare con esercizi semplici, non troppo complessi, proprio perché è rivolta ai principianti. Un principiante deve avere pochi dettagli tecnici e concentrarsi al 1000 per 1000 sul padroneggiare quei pochi dettagli che sono stati poi trasmessi o comunque inseriti all'interno della scheda. Quindi se state guardando questo video e siete già dei livelli più avanzati, probabilmente troverete questa scheda un po' scarna, ok? Ma è volutamente fatta così, proprio per quello che ho appena spiegato. Il livello principiante non deve avere in testa un accumulo di dettagli, perché rischierebbe solo di creare confusione. Poche cose, ma ben fatte. Allora, giornata A, riscaldamento, corda, 3 serie da 1 minuto e 30. Se non avete mai fatto corda, vi consiglio di allenarla al più presto, perché è ottima per allenare la componente cardio, la componente coordinativa del movimento braccia-gambe e, perché no, anche il tono muscolare degli arti inferiori. Quindi mi raccomando, iniziate a lavorare la corda al più presto. Si passa poi al lavoro di attivazione per il core. Qui ho inserito un esercizio da eseguire sia in parte statica che in parte dinamica. Sono 3 serie da 1 minuto, dove all'interno del minuto andremo ad alternare 10 secondi di isometria e 10 secondi di parte dinamica. 10 secondi di isometria e 10 secondi di parte dinamica. Così per 3 serie. Il lavoro va fatto dal plank a braccia tese, ok? Se avete difficoltà potete fare lo stesso anche dal plank in appoggio sui gomiti. Praticamente dalla posizione di plank in spinta dobbiamo alternare sia la fase statica che la fase dinamica scapolare di protrazione e retrazione. Quindi dobbiamo unire le scapole e allontanarle il più possibile. Ottimo anche per allenare il gran dentato, oltre che tutta la parete addominale. È un esercizio che vi serve per comprendere al meglio anche quelle che saranno poi le attivazioni da mantenere durante la planche, quindi la classica spinta in avanti della spalla e la depressione verso il basso. Detto questo, terminato il lavoro di attivazione per l'addome, si passa allo specifico per le skills. Ho inserito in questa scheda un lavoro in super serie, quindi alternando sia front che planche all'interno della stessa serie. Sono 5 serie suddivise in 5 secondi di tuck planche alle parallele, quindi tenuta in appoggio sulle parallele. Faccio un piccolo recupero e poi 5 secondi di tuck front lever alla sbarra. Ok? Tra i due esercizi fate un recupero breve, circa un 10-15 secondi, e invece tra le serie un recupero molto più ampio, 1 minuto e 30, 2 minuti. Tenete presente che non dovete affaticarvi troppo, è un lavoro tecnico e quindi serve un recupero ampio per garantire nelle serie successive la miglior qualità di movimento. A questo punto, come esercizio complementare per il lavoro a braccia tese, abbiamo un lavoro di antepulsioni, quindi di spinta frontale a braccia tese, ci posizioniamo in barchetta e con l'aiuto di un elastico dell'intensità che preferite andiamo a fare questo tipo di spinta, concentrandoci sempre sul lavoro sia di attivazione addominale che il lavoro di press di spinta, quindi con le braccia, con le spalle, con il deltoide anteriore. Stessa cosa la dobbiamo fare
come tirata, quindi delle retropulsioni a braccia tese, sempre con l'aiuto di un elastico. Questa volta, come vedete in video, siamo in piedi e senza flettere i gomiti andiamo a trazionare cercando di passare con le mani oltre il livello del fianco. Come anche per l'esercizio precedente, andiamo a fare 3 serie a tempo per 20 secondi ciascun esercizio in super serie, quindi 20 di uno, 20 dell'altro, recupero e faccio 3 serie. Passiamo al potenziamento. Come potenziamento ho lavorato in questa scheda sempre in super serie, spinta e tirata, andando ad inserire dei push-up, ne ho messi 10, e dei body roll, quindi trazioni agli anelli sul piano orizzontale, sempre 10. Vale la regola precedente, tra gli esercizi recupero breve, tra le serie un recupero più ampio. Terminato il potenziamento per la parte superiore, si passa al lavoro per le gambe. Lavoro a ripetizioni totali, dobbiamo fare un lavoro per gli squat, 100 RT, quindi 100 ripetizioni totali da eseguire nel minor tempo possibile. Io qui ho inserito in scheda una piccola zavorra da 10 kg, potete giostrarvi voi, ok? Se siete preparati come muscolatura per le gambe potete prendere un disco anche più pesante o un kettlebell più pesante, oppure viceversa fare totalmente a corpo libero. L'intento è quello di lavorare però su 100 ripetizioni fisse nel minor tempo possibile. E abbiamo così concluso il primo giorno di allenamento, la giornata A. Si passa poi al giorno B. Lo schema di allenamento sarà lo stesso: prima riscaldamento, attivazioni per l'addome, lavoro specifico per le skills, potenziamento generale e poi gambe. Allora, come riscaldamento abbiamo i jumping jack, quindi saltelli laterali. Ho tenuto lo stesso schema del giorno A, 3 serie da 1 minuto e 30. Si passa così da mandare bene in temperatura il corpo. Si passa poi ai lavori di attivazioni per l'addome. Faremo un lavoro dalla barchetta, come anche nel giorno precedente andremo ad alternare parte statica e parte dinamica. Sono 3 serie da 1 minuto, dove all'interno del minuto avremo 10 secondi di barchetta statica e 10 secondi di chiusura a libro. Così per tutto il resto del minuto. Anche questo è un buon esercizio per andare a comprendere quelle che sono le attivazioni addominali, utili ad esempio anche per il front lever. Si passa poi al lavoro specifico, nelle skills. Mentre nella giornata A abbiamo lavorato con delle tenute isometriche a braccia tese, nella giornata B andremo a lavorare in maniera dinamica a braccia flesse. Quindi avremo dei push-up in tuck planche alle parallele e dei pull up in tuck front lever, ok? Anche qui lavoriamo in super serie, quindi prima facciamo l'esercizio di spinta, poi facciamo l'esercizio di tirata, poi un recupero ampio e andiamo avanti così per 5 serie. Terminato il lavoro specifico per le skills, si passa poi al potenziamento. Nella prima giornata abbiamo messo un potenziamento generale, dinamico. Qui invece ho inserito un potenziamento più specifico a braccia tese. Abbiamo delle press in planche sempre a gambe raccolte da alternare con dei raises in tuck front lever. Quindi in sostanza un lavoro di spinta e di tirata ma a braccio teso. Vale sempre la regola del lavoro che abbiamo utilizzato in questa scheda. Lavoro in super serie, recupero breve tra i due esercizi, recupero più ampio tra le serie. Ora, come potenziamento andiamo a lavorare in super serie con handstand push-up posizionati a L con i piedi su un rialzo. Andiamo a fare 5 ripetizioni, 6 ripetizioni massimo e poi passiamo invece ai pull-up classici al mento. Anche qua 5-6 ripetizioni. Andiamo a fare così 3 serie. Per chiudere questo allenamento si passa poi al lavoro per le gambe. Mentre nella giornata A abbiamo lavorato con ripetizioni fisse e un tempo variabile, qui è il contrario, il tempo è fisso, faremo un EDT da 6 minuti, dove all'interno andremo a fare un lavoro di squat jump, quindi la parte pliometrica dello squat, facendo il maggior numero di ripetizioni all'interno del tempo indicato. Abbiamo così terminato anche la giornata B, faremo poi un giorno di scarico, un giorno di recupero e andremo a fare poi le altre 2 giornate, quindi ad esempio lunedì e martedì, mercoledì recupero, giovedì e venerdì.
Ok, questo potrebbe essere un'idea. Vi ricordo che è una scheda rivolta ai principianti, quindi come dicevo anche inizio video, se qualcuno di voi magari sta guardando questo video ed è già a un livello più avanzato e trova magari questa scheda un po' vuota, un po' scarna, ripeto, è volutamente fatto così, perché un principiante non deve fare troppa roba, non deve mettere troppa carne sul fuoco, ma pochi esercizi essenziali che fanno comprendere al praticante quelli che sono i dettagli fondamentali per avvicinarsi a questa disciplina. Poi più il vostro livello avanzerà nella pratica e più si andranno ad inserire esercizi sempre più impegnativi e anche complementari per arrivare a quello che è poi il raggiungimento delle skills, come in questo caso front lever e planche. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa scheda sia di vostro aiuto per apprendere queste due skills e per avvicinarvi così al mondo del calisthenics. Vi auguro un buon allenamento e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!